Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, sto bevendo il mio caffettino e oggi dove andiamo in spiaggia? Sono in bici, quindi ho cato Caron, considerato che l'ultima volta abbiamo fatto il giro di Cata, oggi direi di andare in spiaggia Caron, andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Comunque, il tempo è anche abbastanza buono, andiamo a vedere se c'è il mare mosso, andiamo a vedere se è girato il vento, se questi monsoni sono finiti. Ciao, a dopo. Allora, sono alla fine di Caron. Questo è il cartello pubblicitario con gli eventi che sono in programma. Ci sarà anche Biker on the Beach. Bene, magari è la volta buona che tiro fuori la moto. E niente, andiamo a vedere cosa hanno organizzato, ma naturalmente di giorno non c'è niente perché di giorno in ogni caso non ci sono i banchettini, ma li fanno alla sera, verso le 4, alle 5 del pomeriggio cominciano ad esserci i vari stand gastronomici e niente, stanno preparando perché poi il 31 ci sarà il famoso Loicatron, che è il festival delle lanterne, dell'acqua, nel nostro caso a Phuket dell'acqua più che delle lanterne. Ripeto, non so se quest'anno le lasceranno volare. E niente, vedete, tutto normale, stanno allestendo anche il parco per i concerti, tutto come sempre, anzi quest'anno molto più grande rispetto agli altri anni, mi sembra che ci sia molto più attività. Beh, stanno tirando su, ripeto, il palco per fare concerto in spiaggia, è cosa abbastanza particolare perché di solito in spiaggia, soprattutto qua a Caron, avevano vietato, se vi ricordate anni fa, si faceva anche la fine dell'anno in spiaggia, ma poi lo hanno abolito. Niente, qui stanno allestendo tutto. Io come sempre vi ribadisco il concetto che a Phuket è tornato tutto alla normalità, la gente fa la vita normale di sempre, si fanno gli festi, gli eventi, non ci sono limitazioni di nessun tipo, se uno si vuol mettere la mascherina se la mette, ma qui ormai non gliene frega più niente nessuno perché pensano a ritornare a vivere normalmente, soprattutto aspettando il ritorno del turismo internazionale, che non si sa purtroppo quando potrà tornare, e intanto ricominciano col turismo interno e quei pochi cinesi che decideranno di far entrare nei prossimi mesi, vedremo, che non, ripeto, ogni giorno se ne sente una diversa, quindi è inutile fare previsioni, programmi. Purtroppo il mondo in questo momento è così e te l'ha il catron. Oh, qui il laghetto verrà tutto riempito di queste piccole, chiamiamole, barchettine con sopra le candele, gli incensi e i fiori e tutte le varie cose. Per la fortuna ristoranti naturalmente qui saranno aperti,
la gente tranquillissima, vedete, tutti senza mascherine, non gliene frega niente nessuno, perché ripeto, qui è ormai dichiarato, non ci sono più problemi, non c'è più l'emergenza sanitaria, non c'è niente. C'è un'emergenza a Bangkok a livello, diciamo, sociale, per quanto riguarda le manifestazioni, ma sono problemi loro interni che io non voglio neanche parlarne, perché non mi sembra il caso, tanto a voi interessa ben poco, immagino, per cui è inutile che ne parliamo. E niente, adesso magari andiamo in spiaggia, vi faccio vedere la spiaggia e andiamo a vedere cosa succede in spiaggia. Centro a Caron, spiaggia naturalmente come sempre, purtroppo non c'è nessuno, anche se si sta veramente molto bene, ma mancando i turisti naturalmente la spiaggia è vuota e si riempie un pochettino solamente nel fine settimana qui a Caron. Poi, tra le altre cose, non è che ci sia mai tantissima confusione, nemmeno in alta stagione, quindi immaginate adesso. Oggi è la tipica giornata di fine ottobre, il vento proviene ancora dal mare, quindi siamo ancora nel periodo monsonico, ma verso la fine del monsone, tra qualche settimana il mare poi si calma del tutto e diventa quella bella piscina che tutti conoscono, la bella piscina naturale. E niente, guardate, tutto pulito. Qui, ripeto, si vede la mareggiata, le varie mareggiate che hanno mangiato la spiaggia. Dopo si crea questo scalino che poi la sabbia viene riportata quasi per magia. Ogni anno poi è così, succede che poi con l'arrivo dell'alta stagione la spiaggia piano piano ritorna, anche la sabbia ritorna, però sicuramente ci sono, negli anni ci sono stati dei cambiamenti e l'innalzamento del mare è una cosa, è un problema non solo qua in Thailandia, in tutto il mondo naturalmente, e il mare si mangia chilometri di costa. Guardate queste palme, queste con i cocchi, vedete le radici che hanno tenuto, diciamo, sono riuscite a tenere un po', contenere l'erosione, però sono destinate anche loro, poverette, a fare una brutta fine, se non è quest'anno magari l'anno prossimo. Però hanno messo dei sacchi. Poi tra un po', quando il mare, ripeto, si calmerà, vengono con le ruspe e li vengono a togliere. Niente, dai,
io anche oggi vi ho fatto vedere un po' della vita quotidiana, di quello che succede, e spero di rallegrarvi la giornata in questo momento così difficile in Italia. Qui, ripeto, noi viviamo in una specie di bolla spazio-temporale, non abbiamo assolutamente nessun problema, la vita è tornata normale, non ci sono i turisti, però voglio dire, importante è vivere sereni ed è l'augurio che faccio anche a tutti voi, quindi vi auguro tanta serenità. Da Phuket è tutto, ciao, ci vediamo domani con un altro video.